Vangelo del giorno, martedì 10 novembre. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. C'è una particolare pedagogia nell'agire di Gesù in questa pagina di Vangelo. Facciamo un salto ad un'altra pagina di Vangelo, quando i discepoli discutevano tra di loro su chi fosse il più grande. E Gesù, preso un bambino, lo mise dinanzi a lui e disse: il più grande tra voi si faccia servitore di tutti. E poi, se non diventerete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Naturalmente chi sta in posizione di comando difficilmente vuole passare nella posizione di colui che serve, così come facilmente chi sta al servizio molto spesso è indotto a lamentarsi. Forse queste lamentele sono presenti anche nelle nostre comunità cristiane, quando i nostri fedeli laici, che magari sono impegnati in qualche cosa, a un certo punto, mossi da stanchezza umana, perché tutte le cose che facciamo devono essere alimentati dalla grazia di Dio, dalla preghiera, per avere sempre la forza, si lamentano e dicono: ma dobbiamo fare tutto noi? Facciamo sempre noi, e gli altri dove sono? E allora ecco qual è il compito del servo: è quello di servire, non essere schiavo, no, di servire. E nella parola servizio ci sta bene, molto bene, la parola amore e la parola abbassarsi. Ecco, chi è il bravo servo? È colui che si sa abbassare, è colui che ama, e tutto ciò che fa lo fa con amore e per amore. E alla fine non dice: beh, oggi ho finito. No, confessa: ho fatto quello che mi era stato chiesto di fare, domani mi impegnerò a farlo meglio, domani mi impegnerò di più. Alla fine sono sempre un servo inutile, perché ho servito il mio padrone, e il nostro padrone è Dio, e sono anche i fratelli che prendono e occupano il posto di Dio. Abituiamoci un po' di più all'amore, che si traduce in servizio.